Terminata la gara qui fra Don Bosco Gaeta e Agora FC, ho 75 minuti a raggio di risultato sullo 0-0, poi gli ultimi minuti sono riusciti gli ospiti ad andare qui in vantaggio sul rigore e poi altri due gol in contropiede che era sicuramente naturale che portassero, che incrementassero. Allora, per te un commento su questa gara. Ho visto che stavi lì avanti ad dare una mano agli attaccanti, agli altri avanti, però insomma da solo giustamente è difficile, no? Avevamo preparato bene la partita, si era messa anche bene 1-0 sul primo tempo per noi e niente, quindi attaccavamo la profondità come avevamo preparato in settimana, giocavamo bene io e l'altro attaccante davanti, come tutta la squadra si girava la palla e ecco, il primo tempo è finito 1-0, dopo avete visto tutti, siamo crollati psicologicamente, fisicamente, e loro sono venuti fuori, il maggior tasso tecnico e poi fino a 3-1 per loro. Sicuramente è una squadra di alta classifica, però insomma fino a un certo punto ha provato, sì, perché chiaramente voi avete provato a limitare i danni, ma non mi è sembrata questa grande squadra, questa grande FC. No, l'Agora è una squadra alla nostra portata, come il Sabotino domenica scorsa, però rispetto a noi ci hanno quel qualcosa in più, perché i tre punti in classifica non è un caso. E 6-1-0 la potevamo gestire benissimo, andando in profondità, dietro soffrivano, e ci ritrovavamo sempre a fare il 2-1, e quindi dovevamo sfruttare meglio queste ripartenze, avere il pallino di gioco. È normalissimo che loro attaccassero, però il pallone del gioco lo dovevamo tenere noi e poi imbucare e cercare le due punte là davanti, sicuramente avremmo anche raddoppiato e poi chiuso la partita. Sicuramente. L'unica variante è stata questo rigore che è andato per loro, chiaramente l'ha portato in parità, no? Sì, ma il rigore c'era, come c'era quello su di me, che poi abbiamo trasformato, stessa dinamica, e portiere in anticipo, l'attaccante che sposta la palla va giù e 99 su 100 è calcio di rigore, però ecco l'azione da dove è nato il nostro rigore era proprio quella provata in settimana, cioè una mezzaluna della punta, l'altro veniva incontro e si buttava nello spazio e il centrocampista rimetteva la palla filtrante tra terzino e difensore centrale ed è riuscita, poi si è spenta la luce e non abbiamo ultimi 5 uomini e si è ricordati completamente, insomma. Secondo tempo non me lo so spiegare, non l'ho ancora, sì, ho ripreso da poco ma non me lo riesco ancora a spiegare. Parliamo dell'Agora FC, una squadra che comunque è in medio alta classifica, come l'hai vista? Ma l'Agora è una classica squadra di Latina, lavorano bene sui giovani e curano anche squadra, ma senza grossi patemi, si salvano ogni anno, secondo me finirà sesto, settimo posto, un campionato tranquillo, sicuramente non da vertice perché ci sono squadre con più blasonate che ambiscono al salto di categoria, però sicuramente farà un campionato molto meno faticoso del nostro. Il prossimo turno per la Don Bosco è a Itri, e oggi ha vinto contro fuori casa. L'Itri sta facendo un grosso campionato, forse un po' quello che avevamo fatto noi il primo anno di prima categoria, quando sali sulle ali dell'entusiasmo, giocatori nuovi, e comunque un buon ambiente e sicuramente non sarà un'altra battaglia, proveremo ecco, a rispondere colpo su colpo, ma anche domenica sarà un'altra partita molto difficile, specie poi sul loro campo che almeno da quanto ho sentito non hanno mai perso. Per la Don Bosco deve esserci perlomeno una vittoria, altrimenti la salvezza è complicata, no? Oggi passava molto per questa partita, infatti era stata preparata sia mentalmente che tatticamente non bene, benissimo, forse il massimo delle potenzialità. Adesso si fa dura perché comunque sia dobbiamo raggiungere almeno il penultimo posto, perché l'ultima retrocede diretta, le ultime quattro poi si giocano tutto nei play-out. Dobbiamo riuscire almeno a prendere un punto domenica, ma stiamo dicendo sempre le stesse cose ogni domenica, sempre la prossima domenica. Ci dobbiamo mettere ecco, martedì 7:30 e mezza al campo e fare qualcosa in più di quello che non abbiamo fatto questa domenica. D'accordo, in bocca al lupo.